restiamo così in questo caffè stile 800, un caffè filosofico. Sì, siamo seduti. Grazie a Vantero per l'organizzazione di questa manifestazione che va nella direzione di dare una maggiore sensibilità ai problemi dell'ambiente. Noi viviamo, lo stiamo soffrendo anche in questi giorni, una carenza, ecco, sul piano proprio strutturato, sul piano della organizzazione più generale. Siamo sommersi da rifiuti perché è bastato un inconveniente pianopoli, una frana che ha bloccato lo scarico dei rifiuti e noi ci troviamo purtroppo presto un altro sommersi da quello che vediamo attorno a noi. E ci sono carenze che dipendono anche forse dalla disorganizzazione della politica, diciamo la verità, assumiamoci ognuno le proprie responsabilità, ma noi faremo comunque uno sforzo, certamente ci auguriamo che queste carenze vengano sottratte, ecco, al nostro ambiente, alla vivibilità dell'ambiente, però noi dobbiamo anche organizzarci come cittadini, questa è una cosa fondamentale. Noi partiremo, se tutto va bene, non so se qualcuno ha accennato già da questo, e noi dovremmo partire con, per quanto riguarda Corigliano, dovremmo partire nei prossimi mesi con via sperimentale con la raccolta differenziata. E devo dire che dobbiamo educarci. Primo sono io, che voglio educarmi, o voglio essere educato a fare una differenziazione veramente, ad abituarmi a differenziare i rifiuti, ad avere questa pazienza, perché siamo anche da questo punto di vista un po' pigri. Quindi se ci sarà da parte nostra questo sforzo e collaboriamo anche con la sussistenza ancora o la persistenza delle carenze che ci possono essere, e chiaramente avremo fatto tutti quanti un passo avanti notevole. Perciò con l'auspicio che le cose possano cambiare sul piano delle amministrazioni, per come si pongono, per come si porranno, e che le cose possano cambiare soprattutto come mentalità nostra, ecco, con questo auspicio io chiudo questo mio breve intervento, faccio tanti auguri alla città di Corigliano e di Rossano. Ecco, anche questo fatto quindi può essere un auspicio anche per una migliore collaborazione. Abbiamo problemi comuni, soffriamo insieme tantissimo appunto del tessere problemi. Penso che questo sia, però, questa manifestazione di questa sera sia un contributo ulteriore a questa unione appunto tra i due comuni di Corigliano e Rossano. Grazie e buonasera. Grazie Sindaco.